Il freddo, il gelo, tanto, tantissimo freddo, le condizioni igieniche davvero molto precarie. Continuiamo ancora una volta con la nostra storia, anzi con la storia di uno che è stato uno dei nostri testimoni, di quella che è stata la sua vita difficile dal punto di vista lavorativo, sociale, personale, matrimoniale. Giuseppe Marcato, una persona che nella vita è sempre stato un grandissimo lavoratore e che oggi si trova addirittura a vivere in zona Torre Quetta. Siamo qui a ridosso di una delle stazioni di servizio più famose di questa zona del lungomare di Bari. Innanzitutto, quanto fa freddo qui la sera e la notte? Sei costretto a dormire con la coperta come lenzuolo, eh? E i piumoni come coperta. Stop, chiuso, detto tutto. Ecco, Qua. le condizioni igieniche, io ho visto arrivando qui anche un topo di grosse, grossissime dimensioni. Non gliene frega niente a nessuno. Non gliene Ma frega lo niente a nessuno. confermi, ci sono topi, escrementi, condizioni, sicuramente adesso ci saranno delle immagini che parlano anche per te, però la situazione non è al Allora, limite del vivibile. siamo degli zingari acquisiti, perché stando in queste condizioni tu ti devi adattare, eh, a non avere acqua potabile, a non avere servizi igienici, a lavarti in condizioni del 1700, come si dice a Barbecue, dal Galatun. Come fai a vivere? Cosa mangi? Vai a pescare, mi hai detto. I soldi per il mangiare li riesce a recuperare mia moglie facendo i lavori come pulizia ore. Però 10-15 euro al giorno non è che sono. Ma il problema non è nemmeno quello, è che le mie due figlie piccole, per non stare in queste situazioni, hanno deciso di rinchiudersi in un istituto. Stare in queste condizioni, prego qualsiasi figlia di qualsiasi persona, a stare in queste condizioni. Giuseppe, scusami, tu hai montato anche delle finestre qua, abbiamo No, ho visto. messo la porta per il discorso dei topi, per il Ma mi discorso. dicevi che non riuscivi a terminare di montarle perché ti manca la corrente Qua elettrica. manca tutto. Però il problema è uno solo, che nessuno viene a constatare, a dire: Pinuccio, ti porto 4 metri cubi di legna. Io il tetto me lo faccio per fatti miei. Ma di questo l'amministrazione, l'hai parlato con l'amministrazione, con qualcuno, hai Ci cercato il sono. contatto con qualcuno? Sì, ci sono dei contatti a livello circoscrizionale, però fino adesso Noi oltretombo. ricordiamo che tu prima di essere qui eri alle porte del teatro su Corso Vittorio Emanuele, Teatro Piccini, poi sei stato anche di fronte al Palazzo di Città per diversi giorni, E poi mi dove sei hanno stato? cacciato 30 poliziotti in tenuta antisommossa. Dico, questo qua c'ha la febbre a 39, c'ha la febbre a 39, e non viene nessuno a dire: cazzo, aspetta, qua è zero, se vedo vedere qua, chiamate un cazzo, cosa sai? Andiamo avanti con le candele. Se tu vedi qua, qua c'è un servizio igienico. Però questa zona qua è stata tutta sigillata perché di là uscivano i topi. E non uno, ma a 6-7 lavori. E questa è la zona proprio di postiglio, servizi igienici, eccetera, eccetera. Perché noi facciamo i bisogni nel secchio, poi siamo città. Capito? Dai, niente, l'acqua calda, lasciamo fare sopra il carbone, quando non c'è sto gas.
pane. A Capodanno. Vuoi venire a vedere? Facciamo qualche ripresa dentro. Che roba si va.